alzi alle mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Gloria a Dio. Sia gloria a Dio anche in questo giorno di grazia. Gloria al Signore, gloria al Signore. Cantiamo il 4, volgi lo sguardo a Cristo, mentre aspettiamo ancora qualche minuto. Il numero 4. Lo François mi aiuta a cantare. Amen. Alleluia. L'hai spento? Sì, prova, prova. Gloria a Dio. Volgi lo sguardo a Cristo. Volgi lo sguardo a Cristo. Questa mattina noi volgiamo lo sguardo a Cristo, perché guardando a destra e a sinistra probabilmente andiamo in crisi, ma noi guardiamo a Gesù direttamente, Lui, il Signore della gloria. Un altro cantico, vogliamo cantare? Possiamo cantare il 5, tu sei il re. Numero 5, anche tu lo volevi chiamare, vabbè, gloria a Dio. Le nostre mani
grande verso il tuo trono, lodando te. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolte verso il tuo trono, lodando te. Gloria a Gesù, gloria a Gesù, amen. Gloria a Gesù, gloria a Gesù, gloria a Dio. Anche questa mattina abbiamo l'opportunità di adorare il Signore. Pace, sorella Fernanda, siamo contenti che sei con noi anche stamattina, grazie a Dio. Allora, qualche altro cantico? Cantiamo il 7, cantico numero 7. Numero 7, grazie. Tu hai dipinto i cieli ed hai fatto i mari, oh mio creatore. Aiutami a scoprire la ricchezza che c'è in te. Il volto tuo un giorno io vedrò, oh, alleluia, alleluia. Da sempre ti ho cercato, finalmente ti ho trovato, sempre ti amerò con tutto il cuore. Esprimere potrà la gloria a te, come un fumo è, adore per chi tu sei. Alleluia! Vogliamo alzarci in piedi, per favore? Vogliamo adorare e pregare il Signore. Signore, questa mattina ti adoriamo e ti lodiamo e ti benediciamo. Grazie per questa opportunità che ci dai di comunione fraterna, ma soprattutto ti diciamo grazie per la tua presenza. Ancora questa mattina in mezzo di noi, passeggia Maestro Divino, passeggia fra noi e tocca la nostra vita secondo i nostri bisogni e le nostre necessità. Ma innanzitutto ancora una volta perdonaci, Signore, perdonaci i nostri errori e stamattina lavaci col tuo sangue, Signore, affinché possiamo entrare in quel luogo santo per lodare il tuo nome. Signore, grazie per questi cari fratelli, fratello François che è con noi insieme stamattina, Claudia e quest'altro amico, possiamo veramente fare festa davanti a te, alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Dio, Signore, voglia tu togliere ogni amarezza stamattina, anche quanti ci seguono nel web, Signore, le amarezze, le delusioni, le perplessità, i pensieri cattivi, Signore, toglili nel nome di Gesù Cristo, dalla nostra mente e dalla mente di tutti, dal cuore, affinché liberi possiamo benedirti e lodarti. Grazie, stai con noi e guida ogni cosa, e la tua parola stamattina sia mandata dal cielo come una manna per ciascuno di noi. Ungi il nostro caro fratello Franco nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen. 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 Gloria a Dio. Alleluia.
Grazie, c'è un bellissimo coro che non abbiamo cantato quasi mai, che in realtà qui è molto ristretto, ma mi piace. Pace, carissima sorella mia, sono contento che sei qui stamattina, sorella Concetta, è una festa, fratello Franco. Qui ci abbiamo, lo voglio dire, la sorella Fernanda che non sta bene ma sta qua. E la sorella Concetta stamattina, erano parecchi mesi ed è qui. Gloria a Dio. Amen. Vogliamo lodare il Signore, vero? Per le nostre sorelle più giovani. Giovani nel Signore. Allora il 79, vogliamo cantare? È un cantico bellissimo. Grazie Gesù, grazie. Alleluia. Gloria a Dio. 79. Ti lodiamo, oh Dio, in questo tempio. Noi t'adoriamo in spirito e verità. Alleluia! Tu dimori nelle nobi, la tua presenza è in mezzo a noi. Noi t'adoriamo in spirito e verità. In spirito e verità. Cantiamo, stavamo parlando ieri con fratello François che la chiesa non sono queste le mura, no no, queste servono soltanto temporaneamente, siamo noi, gloria a Dio, siamo noi, il Tempio di Dio è scritto. Allora noi vogliamo stamattina ricantare questo cantico perché è molto importante, vogliamo entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù Cristo, è scritto in Ebrei, attenzione, per mezzo del sangue di Gesù. Ricantiamolo ancora di nuovo. Gloria a Gesù, grazie Gesù. Noi ti lodiamo Dio in questo tempio, noi ti adoriamo Spirito e verità. Tu di notte e noi, la tua presenza mezzo a noi, noi amo Spirito e verità. In spirito e verità. Gloria a Dio, grazie Signore. Lasciamoci andare alla presenza del Signore. Una raccomandazione che facevo 50 anni fa: lasciamo che i nostri pesi vengano presi dal Signore, vero?
volte i pensieri che abbiamo lasciato a casa ci possono affliggere al culto, ma non dobbiamo permettere questo. Dobbiamo lasciare ogni cosa e dire: Signore, io sono qui alla tua presenza. Alleluia. Vogliamo sentire la gioia del Signore. Amen, o no? È la pace di Cristo che regna nei nostri cuori, altrimenti il culto non serve. Amen. Vi dico subito, non serve che noi siamo qui se non riceviamo qualcosa di buono stamane. Fratello François, noi diciamo sempre questo. Quando siamo insieme dobbiamo ricevere, altrimenti andiamo a casa, chiudiamo tutti i computer, non serve. Io voglio che il Signore ci tocchi con la sua mano, amen, con la sua mano potente, gloria a Dio. Amen. Un altro cantico, 44. Signore, vengo a te, rinnova il mio cuore per la grazia che ha trovato in te. Signore, vengo a te, le debolezze che potete accomodarvi, altrimenti svenite per il caldo. No, fate una battuta. Pace sorella Rita, benvenuta, è sempre una gioia. Stanno arrivando altri credenti, grazie a Dio. È doveroso dare un saluto alla sorella Dunia, che stamattina non è presente ma sta seguendo. Dunia, ok, bene, mi avete corretto? Che sta seguendo e lei ha detto ha bisogno del culto, oggi non poteva essere, ma vogliamo mandargli tanti saluti nel Signore, Dio ti benedica, amen. Grazie Gesù.
Vogliamo cantare un altro cantico prima di qualche testimonianza? 37. Cantico 37. Che profondo è il tuo amore. Che profondo è il tuo amore. Capi mai non potrò. Capi mai non potrò. Altro è per me. Altro è per me. Quanto immenso è. Quanto immenso è. Che profondo è il tuo amore. Ti adoriamo, ti adoriamo, ti adoriamo. Grazie. Concedetemi, fratelli e sorelle, perché anche questi strumenti possono essere d'aiuto. Stanno arrivando parecchi messaggi, e soprattutto la sorella Gilda, una sorella carissima che è stata con noi un po' di tempo, poi si è trasferita al nord. Ci sta seguendo in questo momento e dice di pregare per lei, pregate per me. Ci saluta a tutti nell'amore del Signore, una cara sorella, è stata un anno con noi, ha avuto tanti problemi ed ha tanti problemi, ma il Signore è potente. Anche un altro commento della sorella Dunia. Lei dice proprio in diretta, in questo momento ha detto pochi minuti, un minuto fa, perché l'unica cosa che mi mette pace è mi fa stare bene ogni volta che sto presente alla Chiesa. Alleluia. Gloria a Dio. Oh, siamo contenti.
che qualcuno che viene qui viene ristorato, fratello François, questa è la cosa più bella. Alleluia, ecco perché noi apriamo questo per adesso, poi il Signore, quello che vuole Lui, finché il Signore vorrà, noi apriremo per dare gloria a Dio e le anime vengono ristorate. Qualcuno vuole ringraziare il Signore? Portate il microfono. Amen. Gloria a Dio. Elisabetta, a breve ha avuto un incidente questa ragazza, vogliamo pregare per lei? Qualche parola, sì. Martedì, è successo che martedì, mentre ritornavo da una mia cara zia qui al bivio di Guidonia, mi è successa una cosa un po' particolare. Sono uscesa dall'autobus e ho avuto un momento di assenza nella testa e il pullman mi ha suonato per dirmi che c'era una macchina che stava arrivando. Io non l'ho sentito, sono andata più avanti e la macchina mi ha preso in pieno. Gloria a Gesù. E mi ha fatto volare di almeno 3 metri per terra, sbattendo la tempia e tutta la testa. Io ero completamente senza forze, camminavo a stento, mi sono rialzata con una forza che il Signore, solo Dio mi poteva dare. Amen, amen, amen. E quando sono andata a fare i parametri per pronto soccorso, perché lì ti cominciano a misurare la pressione, e i battiti cardiaci, era tutto nella norma. Grazie. Poi più avanti mi hanno ricoverato con urgenza e hanno fatto i vari esami e hanno visto che in me non c'era proprio niente, grazie a Dio, non mi hanno niente di rotto, niente di distrutto, e il Signore mi ha proprio preservato. Amen. E ho solo delle contusioni qua il ginocchio, ma devo ringraziare veramente il Signore perché mi vede capitare veramente peggio, a parte questa terza volta vengo investita. Sì. E il Signore mi ha fatto capire che devo usare la testa prima di andare da qualche parte. Io lo ringrazio perché sono salva grazie a Lui. Grazie a Dio. Elisabetta, come il Signore ti ha guardato, hai detto bene, la terza volta che purtroppo lei ha qualche problema con dei medicinali, ma non lo diciamo con lei. Ma il Signore sta, io stiamo pregando per lei ultimamente, piano piano è sempre più è dolce, amabile, grazie a Dio, veramente, mi chiama spesso, stiamo al telefono, voglia il Signore continuare ad operare su questa ragazza, è vero, nel potente nome di Gesù Cristo, amen. Signore, continui ad operare nella tua vita. Con grazia. Sorella cara, già stai in piedi. Amen. Bendizione a tutti i suoi sorelli e fratelli. Toglietevi la mascherina quando parla dal microfono. E io vado a ringraziare a Dio altra volta in questo giorno, perché quando ci alziamo del letto sempre diamo grazie a Dio, perché tanta gente non si alza del letto. E quando sentiamo questa testimonianza, mi viene al ricordo una parola che sempre dicevo di là in Cuba, che Dio è buono tutto il tempo e tutto il tempo Dio è buono. Amen. Amen. Perché Amen. È così. E io ringrazio a Dio perché Él sempre sta con noi, dandolo. Ha capito? Traduttore. No, è che lo so in inglese. Che God is good all the time of God is good. E quello viene dall'inglese. Sì, gloria sì. A Dio. Amen. Sempre tenemos que tener questo pensiero, che quando nos alzamos del letto, Dio sta con noi tutto il tempo. E per questo io lo ringrazio a Dio, perché in tutto questo periodo he sentito fortemente la mano di Dio sobre me. Sempre stato con me in tutto il tempo, anche quando he stato un po' triste, Dio mi ha dato un cambiamento nella mente e he stato più alegre. E adesso sto più di alegre perché questa tengo tanti sorelle e fratello di qua, Italia, perché prima di stare qua mi sentivo un po' triste perché non sentivo questa comunione, però qua mi sento più alegre adesso. Grazie a Dio per tutto. Amen.
Grazie sorella Elsidia, sì, altrettanto posso dire che siamo stati contenti che siete arrivati qui qualche mese fa, è stato un privilegio per noi. Sorella Isabel, vai. Pace a tutti fratelli. Pace. Io volevo leggere un salmo, salmo 37, che per questi tempi ci serve tanto questo rinforzo che do alla nostra anima, la parola di Dio, che dice: non adirarti a causa dei malvagi, non avere invidia di quelli che agiscono perversamente, perché presto saranno falciti come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Confida nel Signore e fai il bene, abita il paese e pratica la fedeltà. Trova la tua gioia nel Signore e Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Alleluia. Riempi la tua sorte nel Signore, confida in Lui e Egli agirà. Questo salmo mi fa pensare a tutte queste testimonianze che abbiamo sentito adesso, la sorella che è stata invertita di un autobus, e il Signore è buono sempre. Mia sorella in Cristo e nella fede e in sangue, che ha stato in questo tempo qua lontana dai suoi figli, di tutti, e ha affrontato con gioia nel cuore che solo noi figli di Dio possiamo stare così. In mezzo della tempesta avere sempre pace e non essere ni invidiosi ni gelosi perché qualcuno ha tutta la famiglia, perché ha tante cose e tu non le hai. Solo con Cristo abbiamo tutto. Alleluia. Tutto, non ci manca niente. E le voglio dare grazie al Signore oggi e sempre, per i secoli dei secoli. Amen. Amen. Grazie sorella Isabel. Buongiorno a tutti e che Dio vi benedica. Io vorrei ringraziare questa mattina perché sono qui per adorare e glorificare Gesù, Signore, perché tu sei un Dio buono, un Dio sempre presente nei nostri cuori, Signore. Io ti dico ancora grazie, ripeto, anche per il mio lavoro, perché non manca mai, Signore. E benedico anche tutti i miei fratelli che stanno qui al culto, che benedici anche loro, Signore, per tutto quello che hanno bisogno, Signore. Diciamo ancora grazie perché tu sei un Dio buono, un Dio sempre presente, Signore, e benedici tutti noi, Signore, anche per questa mattinata, nel nome di Gesù. Amen. Amen, 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 amen. Gloria a Dio, grazie a voi per le testimonianze, per quello che... La sorella Concetta, sì, sì, sicuro che... Mettiti vicino al microfono, sorella Concetta, più vicino, grazie. Voglio ringraziare il Signore perché sono qui insieme alle mie fratelle, alle mie sorelle. Gloria a Dio. E questa è una gioia, che l'ho aspettato. Ho stato più di 4 mesi, senz'altro di più, lontano dalla casa del Signore. Certo, diciamo, lontano dalla casa del Signore non è che si sta bene, sta proprio, ma sono qui per ringraziarlo, per benedirlo, per tutte le cose che ha fatto il Signore e continua a fare nella mia vita. Sono qui, c'è la tempesta a casa mia, ma gloria a Dio, mezzo alla tempesta ho la gioia del Signore che mi sostiene e mi aiuta tutti i giorni della mia vita, mi dà forza, ecco dire a mio marito che proprio è un momento difficile, l'ho lasciato adesso per fede, l'ho lasciato, ma è proprio male, 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 il Signore possa... atterrare la sua mano verso di lui. Amen. Amen. Perché ha bisogno il Signore. Amen. Della sua mano che lo benedice, che lo aiuta, lo sostiene tutti i giorni. Giuseppe dice: gloria a Dio. Vuoi venire qui nella casa, vuoi venire in chiesa tutti i giorni, ma come faccio a portarlo qui che non può andare nemmeno alzarsi per andare a bagno? Non c'è possibile, perché è un periodo tragico, difficile. Grazie. E lo voglio ringraziare pure per queste prove, il Signore ci modella di più perché abbiamo bisogno
nelle prove dice di essere raffinate, perché lui ti raffina, dice, come l'oro e l'argento, Signore. Si è fatto un vaso, alleluia, d'onore, si dà forza, Signore, nei momenti difficili. E io sono contenta, sono gioiosa, pure per dirlo così, ma quando attraversiamo certe cose, come dice anche che camminasse, dice, nell'ombra della valle della morte, io non temerei alcun mare, perché tu, Signore, sei con me. Tu ungi il mio capo, alleluia, con olio, la mia coppa tra bocca, dici, Signore. Certo, bene, benignità, alleluia, mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella sua casa per lunghe e lunghe giorni. Il Signore sia lodato e benedetto per sempre. A Lui sia tutta la lode, la gloria e la riconoscenza per ogni cosa. Grazie, Signore, che mi hai portato qui questa mattina. Grazie, benedice tutte le mie sorelle, le mie fratelle, perché nell'amore delle mie sorelle troviamo la presenza del Signore e per la verità. Amen. Il Signore sia benedetto. Grazie, sorella Concetta. Ora, sì, adesso lo cantiamo. Volevo soltanto dire, la sorella Concetta è tanti anni che è con noi, ora il suo marito si è ammalato con la testa e tanti problemi, ma lei è sempre che mi chiama perché vuole stare in chiesa. E stamattina possiamo comprendere la sua emozione, perché era un po' di mesi che non era qui ed è emozionata, e noi vogliamo dare, ricordiamoci tutti, alle persone più avanti di età, diciamo così, che è giusto, dobbiamo dare amore, amore, amore. Amen. Amen. Io quando arriverò a 80 anni mi darete amore? non ci arrivo io. No, è una battuta che faccio, ma con la grazia di Dio, il Signore sa il nostro futuro, non ci interessa, questo non è un problema. Io però volevo cantare il 12, che è un cantico che ci dà un po' la carica stamattina, che ce n'abbiamo, ma il 12 è bello, una serie di amen, e poi gloria a Dio. Amen.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Chi vuole fare una preghiera? Coraggio, alleluia. Ora camashanda sai kamar. Gloria al tuo nome, Signore. Amen, amen, amen. Ya estamos qua disponiendo nuestro cuore, Padre Santo, un cuore aperto, Señor, per ricevere questo alimento che tu stai usando, il servo, Padre, che tu hai puesto oggi, Signor, per portare questo messaggio, Signor, che sarà un messaggio di benedizione, Signor, per restaurare, per rinnovare, Signor, per guidare la nostra vita e la nostra anima, Padre. Te damos las gracias, Padre Santo, y fa sí, Señor, que questo messaggio rimanga impreso, Señor, como una fotocopia, Señor, en nuestro cuore, Padre Santo, per poter portare, Señor, tutto quello che noi riceviamo, poter portare agli altri, Padre Santo, per essere un canale di benedizione ogni giorno, Padre Santo, della nostra vita. Grazie, Signore. Grazie, Padre. Amen, amen. Gloria a Dio. Potete Alleluia. Accomodarvi? Potete accomodarvi? Coraggio, coraggio. C'è qualche altro che vuole ringraziare il Signore? Prego. C'è la Francesca? Sì. Gloria al nome del Signore, alleluia. È cosa buona e giusta ogni giorno ringraziare il Signore per tutto quello che fa per noi, per la sua grazia, per il suo amore, per la sua benedizione, per la cura che ha per noi, perché noi siamo come la pupilla del suo occhio. È veramente meraviglioso. Ricordare il giorno che Lui ci ha salvato, che ci ha tratto da quella fossa di dove ci trovavamo, in quel posto buio, difficile da superare. Io non stimavo la mia vita meno di niente, ma Dio ha tanto, tanto, tanto amore che aveva per me, per la sua, il suo infinito amore, mi ha tratto da quella fossa e mi ha portato alla luce e mi ha indicato la strada, la via da seguire. Se mi vuoi seguire, questa è la via, mi ha detto il Signore, indicandomi con la mano in quel giorno, in quella sera, dove ho fatto una preghiera, dove ho ricordato tutte le cose che mi ha fatto vedere qualche giorno prima in una visione. È veramente, Dio è meraviglioso. Noi pensiamo che il Signore è così lontano da noi, invece Lui è più vicino di quello che noi possiamo pensare. Basta poco, Gesù, basta Gloria poco, veramente chi ascolta in Gloria questo momento, qualunque possa essere il problema, il più difficile, per Dio niente è impossibile. Basta avere fede e aprirsi il cuore, ma una piccola fede, perché il Signore ha detto, se avete fede come un granello di sesamo, dice, vedete questa montagna spostare da questo posto a quell'altro posto. È un paradosso, però è in effetti così, perché Lui veramente può fare ogni cosa. È il Dio dell'impossibile. Lo voglio ringraziare con tutto il cuore, lo voglio ringraziare perché mi ha fatto conoscere il suo popolo, la sua casa. E come la prima volta che sono venuto in chiesa ho detto, ma questo posto dove stava? È come un'isola in mezzo al mondo, veramente qualcosa di grande. L'affetto e l'amore dei fratelli e sorelle che mi salutavano quella prima volta e mi benedicevano, sentivo proprio il calore e l'affetto e l'amore di Dio. E voglio ricordare tanti fratelli e sorelle che non sono qui, in tanti anni che ho conosciuto, ma un giorno ci incontreremo nel cielo. E veramente mi ricordavo in questi giorni che quando i fratelli partivano nelle epistole dell'Apostolo Paolo, per giorni si salutavano prima della partenza, perché era importante veramente che c'era quel calore, quell'amore, quel ricordo di quei momenti e quelle cose belle che avevano vissuto insieme, le cose di Dio. È veramente importante questo, perché il ricordo dei tempi che siamo stati insieme è bello, ma poi il fatto che anche se non ci dovessimo incontrare qui su questa terra, ci incontreremo lassù in cielo un giorno con Gesù. E sarà la gioia più grande, perché insieme tutti quanti canteremo le lodi all'agnello assieme agli angeli, e veramente a Dio sia la gloria e l'onore per ogni cosa, perché Egli è e Lui non avrà mai fine, perché Egli è la via, la verità e la vita. Amen. A Dio sia la gloria. Amen. Gloria a Dio. Sorella Fernanda, il microfono, sì. Sì, voglio ringraziare il Signore perché, come ripetiamo sempre, Lui è degno di essere ringraziato ogni momento.
siamo qui davanti a Lui, a questa casa sua, questa è la sua casa. Ricordo pure io, come ha detto la sorella Francesca, il giorno che mi ha salvato, il giorno che mi ha salvato mi ha dato il suo cuore, mi ha dato il suo cuore in eredità. Abbiamo la cosa più bella del Signore, il cuore di Gesù in eredità. Ci ha dato un cuore buono, un cuore pieno di amore. Alleluia. Un cuore umile ci ha dato il Signore, che noi dobbiamo seguire, dobbiamo sentire questo amore di Gesù dentro di noi per poterlo dare agli altri. Signore, Tu con il Tuo cuore mi hai salvato la vita, mi hai salvato la mia famiglia. Signore, cerchiamo di... Il cuore del Signore non lo possono capire tutti se non ce l'hanno dentro di loro, perché non è facile capire e dare amore agli altri se non hai l'amore di Gesù. Dobbiamo essere il cuore di Gesù, è un cuore umile, umile, Signore, e il suo cuore ci fa capire tante cose, ti fa capire quanto è importante amare gli altri, amare il prossimo come Dio tuo, amare tutte, non bisogna, perché il Signore ci fa capire che non è guardare il colore della pelle o meno, perché siamo tutti figli di Dio, non ci dovesse questa differenza, no, perché siamo figli di Dio. Io ho nel cuore una bambina che qualche, non mi ricordo se un anno, due anni fa, sono stata tanto tempo a non venire, come mi succede spesso purtroppo, però questa bambina quando mi ha visto si è messa da un angoletto e non si è mossa di vicino a me. Questa bambina ce l'ho nel cuore perché è l'esempio dell'amore. Amen. Veramente è l'esempio dell'amore. E così Gesù ci ha insegnato, ci dobbiamo amare l'uno con l'altro. Gloria a Dio. Amen. Uno con l'altro ci dobbiamo amare senza vedere distinzioni, perché non ci sta differenza fra noi, siamo tutte lo stesso, apposta che il Signore ci ha dato in eredità il suo cuore, perché il suo cuore non si può cambiare con nessuno. Signore, Tu ci devi aiutare. Signore, Ti metto davanti a Te Veronica, che l'ho vista camminare. Quando l'ho vista la prima volta non si reggeva in piedi. Continua, Signore, continua con la Tua potenza e falla ritornare come quando era giovane, Signore. Signore, dacci tanto amore dentro questa Chiesa. Dacci veramente tanto amore, perché questa Chiesa deve andare sempre avanti, sempre con tante più anime. Dovranno ritornare le anime. Perché è così, il Signore ci ha insegnato questo. Signore, Ti ringrazio di tutto, con tutto il mio cuore. Guarda tutto il Tuo popolo, Signore. Grazie del fratello Franco, che non mi ricordo come si chiama. Franco, sì. Lo ringrazio, sono contenta di vederti. Sono venuta quasi apposta per vederti. Sì. A Te sia la lode e la gloria. Amen, amen, amen. La sorella Fernanda questa mattina c'ha una carica bellissima, gloria a Dio! Ora raccogliamo da una sorella anziana questo appello, dobbiamo, sì? Non è un'opzione, ma lo so che non c'è problema, ma è meglio dirlo, va, non è che un'opzione, io amo forse, no, dobbiamo amarci l'uno l'altro. Da questo vedranno che siete miei discepoli. Ha voglia di dire io amo il Signore, e lo dico non a voi perché siete così cari tutti, ma a volte sentiamo, e non polemizziamo stamane, sentiamo gente che dice ma io sono cristiano, sì, sono tanto io, però ce l'ho con quello, ce l'ho con quell'altro, con quell'altro, con quell'altro. Io direi che qualcuno dovrebbe tornare indietro, da dove è caduto, ricominciare da capo la vita cristiana, perché l'amore è il principio di ogni cosa.
A Dio sia la gloria. Prima di ascoltare il fratello, prego. Però non ci abbiamo la musica, sorella Fernanda, mi sa. Non credo. Ah, Rita voleva testimoniare, allora poi proviamo, vediamo 553. Semmai lo cantiamo con la voce, fratello Franco. Se lo Spirito di Dio si muove in me. Sì. Allora, sorella Rita, vuoi dire qualcosa? Sì. Coraggio, dai. Gloria a Dio. Oggi io sono contentissimo, davvero, perché Gesù ha fatto una cosa meravigliosa per me, per questa chiesa e per mia famiglia. Perché io sono qua quasi 4 anni, io sono qua in questa chiesa. Io ho trovato un bell'amore, una bella grande di questa chiesa. Perché questa chiesa è la chiesa di Gesù, non chiesa di persone, è la chiesa di Gesù. Ma adesso mi dispiace perché io devo partire, ma non lo so quando vieni io vieno in chiesa. Quando ritorni? Sì, io vieno in chiesa. Quindi adesso io dico a tutti voi, vieni in chiesa e prega Dio e prego per me quando io parto. Quindi io voglio cantare questa canzone per ringraziamo Dio, 17. 17. Voi, 17 sì, per allora dare grazie a Dio. Allora, se avete capito, la sorella Rita, a me dispiace tantissimo, si trasferisce in Germania e quindi ci lascia e noi siamo tristi. Io già da qualche tempo che lo sapevo, lei non voleva che si sapesse, ma d'altra parte è giusto dirlo, perché altrimenti qualcuno direbbe ma dov'è la sorella Rita? Meglio dalla sua bocca, si trasferisce in Germania. Questa è la Chiesa, noi preghiamo il Signore. Allora, cantiamo il cantico, hai chiesto? 17. 17. Oh Gesù, grazie del tuo amor per me. Alleluia. Che in un istante libero mi fe. Signore, il tempo corre, e però noi vogliamo d'ora ascoltare la parola del Signore.
Fratello Franco, François, è un amico carissimo, per chi non lo sa, di tanti anni. Eravamo giovani, ora siamo giovani ugualmente. E io sono giovane. Sì, e infatti io ho qualche anno in più di lui, quindi sono più vecchio allora. Ma voglio dirvi qualcosa, ma non per innalzare il fratello Franco, no, no, ma per dire quello che il Signore fa. È uno dei pochissimi amici che ho ancora. Cioè, perché? Che succede? Perché nella vita cristiana a volte purtroppo ce ne perdiamo tanti. Lui è rimasto fedele e ricordo i tanti anni fa, dove mi incontrava, era sempre lui per primo a venirmi ad abbracciare, sempre. Ma sto parlando di 30 anni fa, non sto parlando di ieri. E ieri stavamo parlando, perché è giusto dirlo questo, stavamo parlando al telefono, ma a un certo punto mi ha incantato mentre parlava, mi ha consolato, perché il Signore si è usato di lui per dire di cose tanto belle. Vedete la vera amicizia? Come è scritto nella Bibbia, e poi chiudo, do spazio a fratello Franco, chi trova un amico trova un tesoro. E io l'ho trovato in lui. Vieni, fratello François, vieni. Gloria a Dio, vieni. Pace a tutti. Adesso me la tolgo perché mi sembra di stare in una clinica privata a fare una visita. Dopo quello che ha detto Giuseppe, parte che mi commuove sempre stare qua, perché in questo posto ho imparato tante cose, da questo posto sono partite tante cose che non pensavo, e Giuseppe sa di cosa parlo. E quando parla di amicizia profonda, io non conosco un'altra maniera di trasmettere l'amicizia se non profonda, se no non è un'amicizia, è una conoscenza. E stamattina in particolar modo c'è qui presente un mio amico carissimo, Agostino. Ci conosciamo con Agostino, mi dispiace per te, ma è più amico di te, da 45 anni, quindi ci conosciamo da tanti anni, lui mi conosce appunto da tantissimi anni, quindi sa la mia storia, e quindi sono come un libro aperto davanti a lui, quindi quello che ero prima, quello che sono adesso, grazie a Dio, e se dico qualcosa lui mi può correggere, perché mi può dire ma tu hai detto questo quella volta, siamo amici, quindi mi può correggere, ma a parte i convenevoli. Io devo ringraziare il Signore, era l'ultima volta che ero qui, era l'8 marzo di quest'anno, il giorno dopo ci hanno chiuso in casa, vi ricordate? Proprio il giorno dopo ci hanno chiuso tutti in casa, e sembrava quasi che ci avessero anche chiuso la chiesa, sembrava che le chiese non dovessero più riaprire. Adesso con questi mezzi possiamo andare in giro con le mascherine, con dovute accortezze, per carità, però io mi chiedo, ma ci siamo allontanati tra di noi, ci hanno provato ad allontanare o ci hanno avvicinato ancora di più? Questo dipende da noi, dipende da noi, perché se eravamo lontani prima lo siamo anche adesso, se eravamo vicini prima forse lo siamo ancora di più adesso, dopo tutto quello che è successo, perché non penso che nessuno sia così forte da aver sopportato 4 mesi, 3 mesi chiuso in casa senza avere nessuna conseguenza. E non voglio parlare del lockdown, della pandemia, non voglio parlare di questo, ma io vi voglio parlare di qualcos'altro che è spirituale, non è fisico, anche se la parte spirituale influisce sul fisico.
è normale. Come la sorella Fernanda diceva prima, dobbiamo dimostrare amore, ma come si dimostra l'amore? Con l'affetto, altrimenti non è amore. Quindi l'affetto è abbracciarsi, dirsi ti voglio bene, anche al telefono va bene lo stesso, ma c'è anche una parte spirituale in noi che agisce e interagisce sia con la nostra anima che con il nostro fisico, perché siamo così, siamo fatti così. Non siamo come gli animali, tra virgolette, perché a volte ci sono alcuni animali che sono più affettuosi di certe persone, ne conosciamo tanti casi, vero? Ma io quello che voglio dire è questo: abbiamo subito un distanziamento sociale o un distanziamento spirituale? Facciamoci questa domanda, perché se rispondiamo distanziamento spirituale c'è da preoccuparsi, perché eravamo distanti anche prima. Forse questa situazione ha acuito alcuni difetti, li ha fatti affiorare. Ci siamo messi allo scoperto con questa situazione, molti sono venuti allo scoperto e molti hanno subito e subiscono questa situazione. Ma siccome la situazione non è di questa chiesa o di qualche altra chiesa, ma è mondiale, perché qui davanti a Dio non c'è nessuna denominazione, nessuno che possa dire io sto a posto, io perché sono di quello allora sono a posto. Non voglio fare nessuna polemica, come dice Giuseppe, ma confrontiamoci col Signore. Confrontiamoci con Lui, che è quello giusto con cui confrontarsi, perché se io mi confronto con Giuseppe sicuramente troverò tanti difetti in Giuseppe come lui li trova in me, o tanti pregi, ma davanti al Signore? Quindi vi faccio questa domanda: è distanziamento sociale o distanziamento spirituale? Cioè dobbiamo stare un metro distanti gli uni dagli altri per non contaminarci, oppure dobbiamo stare distanti dal Signore perché se no succede chissà che succede? E a questo proposito vi volevo leggere, vado al verso che volevo leggervi questa mattina, scusate l'introduzione ma era doverosa, eh? Era doverosa, poi veramente ce ne avrei tante da dire che sinceramente non c'è molto tempo. Vogliamo leggere dal Vangelo di Giovanni al capitolo 6, capitolo 6, lo leggo da qua che è scritto un po' più grande così, capitolo 6 versetto, no credo che non era Giovanni 6, perdonatemi. Aspettate un attimo, che mi raccapezzo. Va bene, adesso non ricordo se era il capitolo 6 perché ho scritto male sul foglio che ho grande qua. Comunque voglio leggervi questo bellissimo verso che dice: è venuto il sabato, si mise ad insegnare nella sinagoga, e molti, udendolo, si stupivano e dicevano: da dove gli vengono queste cose? Cioè Gesù si mise a insegnare, che sapienza è questa che gli è data, e che cosa sono queste potenti opere fatte per mano sua? Non è questo il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone? Le sue sorelle non stanno qui da noi? E si scandalizzavano a causa di Gesù, di lui. Ma Gesù diceva loro: nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. E non vi poté fare alcuna opera potente ad eccezione di pochi malati in cui pose le mani e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. E questa, pensate un po' cosa ha dovuto subire Gesù
nel posto in cui era nato. Tutti lo conoscevano, il figlio di Giuseppe, di Maria, figlio di un falegname, e penso che avrà fatto anche lui il falegname, avrà imparato dal padre come si lavora il legno, e ha dovuto subire l'incredulità della sua casa, di quelli che lo circondavano, di quelli che erano vicino a lui, perché dicevano: ma questo è il figlio del falegname, ma cosa ci può dare a noi questo figlio di un falegname? Non ci può dare nulla, impossibile che da lui possa venire qualcosa. Eppure Gesù aveva fatto già delle opere potenti, quindi la sua fama si era già sparsa per tutta la Giudea. E quando è arrivato a Nazareth, invece, che succede? Succede che lo giudicano come se fosse solo il figlio di un falegname. Ma sappiamo bene che Gesù non era solo il figlio di un falegname, ma era il figlio di Dio, mandato da Dio stesso a morire per i nostri peccati. Lo sappiamo bene perché lo sappiamo bene, non è che lo dico io, ma lo dice la Bibbia, e lo dice l'esperienza che noi abbiamo fatto con lui, personale. Un giorno eravamo lontani da lui, abbiamo chiesto perdono per i nostri peccati, e su questo voglio sottolineare di nuovo peccati, perché sembra che per legge oggi non si possa più dire nemmeno a uno: sei un peccatore. Pare che sia addirittura disdicevole dire a qualcuno che è un peccatore. È pericoloso. Sapete perché? Perché a ognuno non gli va di sentirsi dire che è un peccatore, che sta sbagliando. Non penso che ci sia qualcuno che sia così buono e giusto in questa terra che non si meriti l'appellativo di peccatore. Tutti siamo peccatori, e davanti a Dio siamo tutti peccatori. Inutile che ci abbelliamo, ci mettiamo le cravatte e facciamo finta di essere quello che non siamo. Davanti a Dio siamo tutti peccatori. Per quello ho detto: confrontiamoci con Dio stesso, non con il nostro fratello vicino a noi. Vi volevo raccontare questa storiella molto, molto carina. Non so se conoscete la favola della rana sorda. Tu la conosci, la favola della rana sorda? In spagnolo è famosissima, più che in italiano. Infatti io l'ho letta in spagnolo questa storia. C'era un gruppo di rane che stava viaggiando attraverso la foresta. A un certo momento due di loro caddero dentro una buca profonda. E caddero lì dentro, e una delle due rane cominciò a saltare per uscire da questo buco. E non ci riusciva. Le altre rane gli dicevano: ma lascia perdere, tanto ormai non c'è più niente da fare per te, è inutile, arrenditi. Tanto ormai... E lei continuava a saltare, finché all'ultimo respiro stramazzò e morì. Il tarlo gliel'avevano messo le altre rane in testa, dicevano: non tanto, non ce la puoi fare, è inutile che vai avanti. L'altra rana ha visto la sua compagna che è morta e ha cominciato a saltare sempre più in alto. Niente, non ce la faceva. Le altre rane dicevano: ma lascia perdere, ma tanto guarda che fine farai, la stessa cosa. Bene, con un ultimo sforzo questa rana riuscì a uscire da quel buco, e le altre rane dicevano: ma perché non ti sei arresa? Come mai? E dice, gli ha spiegato: io non vi sentivo, io sono sorda, non vi sento. Quindi per me, a me sembrava che voi invece mi stavate dicendo: dai, dai che ce la fai, dai, coraggio. Pensate bene, questa qual è la morale? Il prossimo ci vuole scoraggiare. Sì. Che ci fai con questa fede? Ma dove vai con questa fede? Ma dove pensi di andare? Ma chi pensi di essere? È quello che fa il prossimo, ci scoraggia. E durante questo periodo, ultimi 4 mesi, molti hanno provato a scoraggiarci, è vero? Sorella Fernanda? Molti hanno provato a scoraggiarci, ma pensate, l'hanno fatto anche con Gesù,
mica l'hanno fatto solo con noi. Quel passo che abbiamo letto adesso dice proprio quello. Dice Gesù, dice: nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria. A casa sua non ha potuto fare tutti i miracoli che ha fatto nel resto della Giudea. Perché? Perché lo disprezzavano, perché era solo, perdonatemi, perché era solo il figlio di un falegname. Ancora oggi è lo stesso, non è cambiato niente. Ancora Gesù viene giudicato in questa maniera. Invece penso che noi personalmente, io, te, Giuseppe, mia moglie, Agostino, noi stessi dobbiamo chiedere perdono a Dio per come lo abbiamo trattato fino a oggi, perché non ci sarà requie dopo. Se oggi chiediamo perdono a Dio, Dio ci perdonerà. Domani non si sa, domani forse sarà troppo tardi, perché ricordatevi che Gesù ritorna, così come è venuto 2000 anni fa, così ritornerà. Ma il mondo pensa che Gesù non ritornerà, che è stata tutta una favola, come quella della rana sorda, che è tutto un racconto, un qualcosa che non è mai successo da nessuna parte. Eppure devo deludere quanti pensano questo. Un giorno, io l'ho invocato 34 anni fa, così come sto qui davanti a voi, e lui mi ha risposto, così come sto parlando con voi. Ognuno di noi ha fatto questa esperienza. Penso che non c'è altra esperienza più grande che quella di chiedere perdono a Dio per come ci siamo comportati. E in quel momento non abbiamo recriminato su tutto quello che ci era successo prima, perché se recriminiamo diminuiamo l'opera di Dio. La sorella Fernanda prima ha parlato di amore. Bene, l'amore non giudica, l'amore è disinteressato, l'amore è benevolo, l'amore copre moltitudine di peccati. Quando uno ama davvero, non giudica, non gli passa nemmeno per il cervello di giudicare nessuno. E quello che è stato, è stato, se veramente amiamo e perdoniamo. Ma questi mesi che cosa ci hanno insegnato? Questi mesi ci hanno insegnato che niente è scontato su questa terra. Da un momento all'altro può succedere di tutto. Adesso, come avete visto negli ultimi giorni, sono scoppiati vari focolai di nuovo in Spagna, di nuovo un altro focolaio. Ma io ritorno alla domanda che vi ho fatto all'inizio: ci dobbiamo distanziare socialmente o siamo distanti spiritualmente? Perché lo spirito non ha metro, non si misura con il metro. Lo spirito può essere in Africa, in Sud America, in Nord America, in Europa, in Asia, in tutto il mondo, e viaggia per tutto il mondo e ci connette tutti allo stesso momento. Lo spirito non si blocca. Lo spirito non si blocca nelle barriere umane del colore della pelle, della cultura. Non viene bloccato da queste cose. Quindi che cosa sta succedendo? Sta succedendo che stanno provando a distanziarci spiritualmente, e molti hanno ceduto. C'è un rapporto di una società spagnola che si chiama World Vision, insieme a un'altra società spagnola, hanno fatto un'intervista a 25.000 giovani tra i 18 e i 35 anni cristiani. Bene, di questi 25.000 il 76% ha abbandonato la Chiesa. In questo periodo, sto parlando di questo periodo. E no, non è una statistica inventata.
Quindi, che cosa vi voglio dire con questo? Stiamo attenti alla nostra anima, perché è molto importante. Ma non è importante per noi stessi, è importante per il prossimo. Perché altrimenti il prossimo come può vedere Cristo in noi se noi siamo distanti spiritualmente? Questo è lo scopo della parola di Dio, cambiare i nostri cuori affinché noi possiamo cambiare gli altri e portarli sulla strada di Dio e riconoscersi come peccatori. Questo è il nostro scopo. Se noi piangiamo dalla mattina alla sera e ci lamentiamo di ogni cosa, non è un lavoro buono che stiamo facendo. No. E vi voglio leggere questo bellissimo verso che si trova in Seconda Corinzi, dove l'apostolo Paolo, parlando ai Corinzi, dice delle parole bellissime e dice: noi sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, cioè il nostro corpo, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Poiché in questa tenda noi gemiamo, bramando di essere sopravvestiti della nostra abitazione che è celeste. Seppur saremo sopra trovati vestiti e non ignudi, poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo aggravati, e perciò desideriamo non già d'essere spogliati, ma d'essere sopravvestiti. Qui parla dello Spirito Santo, Non sta parlando di vestiti, delle cravatte e delle giacche, sta parlando dello Spirito Santo, che è quello che ci dovrebbe rivestire. Onde ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. E non parliamo della vita umana, ma parliamo della vita spirituale, quella in Cristo. Or colui che ci ha formati per questo stesso è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito Santo. Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti nel Signore, purché camminiamo per fede e non per visione. Ma siamo pieni di fiducia, abbiamo molto più caro di partire dal corpo che ed abitare col Signore. È un mistero. Quello che succede nell'anima e nello spirito è un mistero. Ogni uomo ha fatto la sua esperienza, ogni uomo ha cercato Dio in tante maniere, con la musica, con le poesie, con i salmi. Ogni uomo ha cercato Dio in questo mondo, ogni uomo e ogni donna naturalmente, ma il cammino è sempre lo stesso, Cristo Gesù. Non c'è un altro cammino. Lo possiamo abbellire, possiamo fare questo locale, lo possiamo far diventare il più bello del mondo, ma siamo noi che ci abitiamo dentro, siamo noi che portiamo Cristo qua e ce lo riportiamo a casa e lo portiamo a chi ha bisogno. Quindi l'invito è questa mattina: se sei venuto con un problema, non te lo riportare a casa, lo dico sempre, non te lo portare a casa, lascialo qua ai piedi di Cristo, che ti conosce meglio di te stesso. È così. Il mondo proverà sempre a scoraggiarti, sempre, a farti credere di lasciare perdere, tanto nessuno è immune dagli effetti degli sconvolgimenti sociali. Tutti siamo coinvolti in questo problema, perché se hanno chiuso i negozi, hanno chiuso i ristoranti, hanno chiuso qualsiasi cosa, tu come fai? Anche tu devi sottostare a queste chiusure, ma non si chiuda mai l'anima tua verso Dio. Anzi, direi che sarebbe il momento di aprirla, perché è adesso che dobbiamo fortificarci.
E come si fa a fortificarsi? Non da soli, gli uni con gli altri. Con una telefonata, con una parola buona nel momento esatto, ma dobbiamo essere sensibili ai problemi del nostro prossimo. Non possiamo essere sordi come quella rana, eh? Dobbiamo essere sensibili perché? Perché un giorno potrebbe capitare anche a noi di avere bisogno di qualcuno che ci dia una parola buona e non c'è. Pensate che quello che è successo ha limitato l'opera di Dio? Rispondete. Non credo. Forse l'ha aumentata, perché molti si sono trovati nel bisogno non sapendo dove rivolgersi, si sono rivolti a Dio. Pensate che forse sono riusciti a limitare la parola di Dio di guarire e di salvare? No, non credo, perché Dio è fedele, lo è stato con me e non è poco, lo è stato con Giuseppe, lo è stato con ognuno di noi che conosciamo la verità. E la domanda è questa: in chi abbiamo posto la nostra fiducia? No, ve la sto facendo, mi dovete rispondere, eh? Non è una domanda così a quelli che stanno su internet, anche a quelli. In chi abbiamo riposto la nostra fiducia? Quello è importante, perché altrimenti senza Gesù dove saremmo? Molti fanno affidamento sulle loro forze, molti, e io non li biasimo, non li posso giudicare, perché ognuno, se si sente di essere forte da solo, benissimo, ma arriva un momento, sempre arriverà il momento, in cui non sai dove sbattere la testa. I problemi che hai in casa, i problemi con i figli, i problemi con la moglie, i problemi di salute, i problemi economici. Arriverà un momento in cui uno di questi problemi ti colpirà e ci colpirà. Ma se abbiamo il Signore, come dice la sua parola, siamo tutti i giorni messi atterrati ma non vinti, che Gesù ha vinto. Gesù ha vinto. Gesù ha vinto. E qui dice, nel capitolo 4 ancora, leggo sempre dal capitolo 4, bellissimo. Prima ho letto dal capitolo 5, ma anche il capitolo 4. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti allo stremo. Perplessi, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Poiché noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, onde anche la vita di Gesù sia manifestata nella nostra carne mortale. Questo è l'Apostolo Paolo, che non aveva nessun problema, ne aveva in quantità, era stato arrestato, aveva una malattia degenerativa agli occhi, sì, ha naufragato con la nave, cioè praticamente è stato più vicino alla morte lui non si sa quante volte, l'ha proprio vista in faccia tantissime volte, finché è arrivato a Roma, e ha portato il messaggio dell'Evangelo a Roma, dove noi abitiamo. Qui c'è una memoria storica, attenzione, chi lo sa se noi siamo gli eredi di quel Vangelo,
lo siamo, per Cristo. Siamo gli eredi di quel Vangelo predicato 2000 anni fa sulle strade di Roma, sull'Appia Antica. Questo è. Come ha fatto questa parola a sorpassare tutti quegli ostacoli? È veramente divino. È qualcosa di spirituale. Non è la parola di Dio non si può fermare, come lo Spirito Santo non si può fermare. E quindi è arrivato fino ai giorni nostri. Noi che siamo in questo periodo così difficile, ci dobbiamo ricordare che siamo figlioli di Dio, salvati per grazia. Niente viene da noi, la sua grazia ci ha salvato. Ed è a Lui che siamo andati prima di ogni cosa, perché dove potevamo trovare la grazia? La grazia non si può comprare con azioni, no, non mi pare che funziona così. Anche se tu regalassi tutti i soldi che hai a tutti i poveri del mondo, ma non chiedi perdono a Dio in Gesù, non riceverai nulla. È così, perché la grazia viene da Lui, non dalle azioni di grazia, eh? Attenzione, eh? Quindi, se non ci scoraggiamo e facciamo il bene, Gesù ci troverà pronti quando ritornerà. E adesso concludo, perché è mezzogiorno meno 5. Quando Giuseppe mi ha invitato, sapete, è sempre una lotta, perché lui è pastore da 40 anni. Quanti anni, Giuseppe? Più o meno. Io sono pastore da 2 minuti. Forse. È sempre una lotta. Perché? Non perché uno non sa parlare, perché sì, uno sa parlare, ma dobbiamo avere le orecchie aperte a quello che lo Spirito Santo ci vuole dire. Ed è così difficile trasmettere quello che lo Spirito Santo vuole dire, ma la responsabilità non è la mia, è dello Spirito Santo, perché è Lui che agisce nei cuori, non è il sottoscritto con belle parole che ha, quello che ha detto stamattina, nemmeno me lo ricordo più, eh? No, scherzo, ma non è il sottoscritto che parla, ma è lo Spirito Santo, è Lui che muove le persone, è Lui che muove quello che abbiamo dentro, è Lui che ci fa l'esame della coscienza, è Lui che ci giudica e ci conosce a fondo. Sì, quando siamo fuori di qua, quando siamo qui, è sempre lo Spirito Santo che agisce e dobbiamo lasciarlo agire. Io non ho studiato in nessun istituto biblico, però una sera di aprile del 1987 ho piegato le mie ginocchia nella mia camera, ricordandomi di chiedere perdono a Dio. Da quel momento ho imparato di chiedere perdono a Dio, perché quella è la cosa più importante. Il resto viene dopo. La prima cosa che dobbiamo fare è chiedere perdono a Dio per la nostra vita, per quello che abbiamo fatto, anche se pensiamo di aver subito dei torti, sicuramente li abbiamo subiti, le ingiustizie le abbiamo subite, per vari motivi, perseguitati, l'abbiamo letto prima, siamo perseguitati, ma c'è una differenza. C'è la storia di un uomo negli Stati Uniti che è stato condannato a vita al carcere e non aveva fatto nulla, nulla. 37 anni in un carcere di massima sicurezza perché pensavano che avesse ucciso una persona. Quest'uomo non aveva fatto nulla e lo diceva da 37 anni che era innocente. Finalmente, con i progressi della tecnologia, hanno scoperto che diceva la verità.
chi gliele paga? Chi ripaga 37 anni di carcere a quell'uomo? Storia vera, non me la sto inventando. 37 anni di carcere per non aver commesso il fatto. Più ingiustizia di questa, io non cioè, ce ne stanno tante di ingiustizie in questo mondo. Chi gli ha dato la forza a quest'uomo di reagire e non andare a vendicarsi per essere stato incarcerato per 37 anni e aver detto la verità per 37 anni, che era innocente? Solo Dio. E in quel carcere ha conosciuto il Signore, ha messo da parte tutto l'astio, tutti i problemi, ha messo da parte ogni cosa e ha detto: io devo perdonare. Quanti l'avrebbero fatto? È bella domanda, vero? Quanti l'avrebbero fatto? Bene, lo avrebbero fatto solamente coloro che veramente hanno accettato Gesù come persona nel profondo del loro cuore, perché Gesù guarisce ogni ferita, ristora ogni anima. È così. Quindi se in questa mattina pensi di aver subito qualche torto, qualche delusione, pensi di aver subito delle angherie, che sei stato perseguitato a causa anche della tua fede, perché succede, a Cuba succede che vieni perseguitato per la tua fede. È vero, non si può dire apertamente sono un cristiano a Cuba, non si può dire, perché non lo permettono. Adesso è un po' cambiato, ma insomma, più o meno. In tanti posti non si può proprio dire, vieni messo a morte, come succede in Africa. Ma chi te lo fa fare di mostrare questo amore da parte di Dio per salvare il prossimo? Io me lo sono sempre chiesto. Chi è che ce lo fa fare? Perché il prossimo è il prossimo. Di qualsiasi colore è sempre il nostro prossimo. Perché siamo così fermamente convinti che questa fede può salvare anche gli altri e può aiutare anche gli altri? Perché un giorno anche noi eravamo come loro. E nessuno ci poteva salvare. La nostra fine, la mia, era quello di morire, non solo la vostra. Perché insistiamo tanto, ti devi convertire, devi accettare Gesù come personale salvatore? Per quale motivo? Perché noi abbiamo ricevuto da Dio molto di più di quello che gli abbiamo dato, molto di più. E quello che stiamo dando ora non è niente in confronto a quello che Gesù ha fatto per noi. Ci ha salvato, ci ha dato una vita degna di essere vissuto, una famiglia. Io, forse a casa vostra va tutto bene, quindi voi non avete problemi, quindi per voi è tutto, il mondo è tutto rose e fiori. Non mi pare che funziona così. Mi sembra che qualche problemino c'è nelle famiglie, vero? Figli ribelli, genitori che non sanno dove attaccarsi, non hanno lavoro. Bene, vuoi risolvere tutti questi problemi? Rivolgiti al Signore. Sì, perché l'appello questa mattina è questo: cerca Gesù con tutto il cuore e Lui sistemerà ogni cosa nella tua vita, così come ha fatto nella nostra vita. Questo è il messaggio semplice del Vangelo, non c'è altro. Noi non vogliamo riempire questa chiesa, non è il nostro scopo. Il nostro scopo è il nostro, quello di Dio, di toccare le persone affinché queste persone tocchino altre persone. E farete discepoli nel mio nome. Ognuno di noi è un discepolo. Sì, ognuno di noi è un discepolo. Quindi se hai un amico, un conoscente, un vicino di casa che ha problemi, parlagli di Gesù. Non gli raccontare le favole, raccontagli di Gesù, di quello che ha fatto per te, perché è l'unica cosa che lo può aiutare veramente. Così come la donna al pozzo andò a raccontare chi aveva incontrato. La donna del pozzo incontrò Gesù e Gesù la guarì.
la liberò di ogni problema. Quindi questo è quello che dobbiamo fare, e questo hanno provato a bloccare, ma non ci sono riusciti. Non ci sono riusciti perché? Perché l'amore di Dio è più forte di ogni legge distorta umana. Ogni legge ingiusta che esiste a questo mondo viene sorpassata dall'amore di Dio. Per quante ingiustizie hai subito nella tua vita, Gesù è il giusto giudice e può cambiare la tua vita da un momento all'altro. Basta che tu lo vuoi. Quindi l'appello è questo in questa mattina: non ti arrendere, non ti scoraggiare, non ti far venire idee strane in testa, ma rivolgiti a Gesù. In chi hai posto la tua fiducia? Come avete fatto caso, non ho fatto tanto riferimento al primo verso che abbiamo letto, perché a me non interessava la diatriba che c'era tra i farisei e Gesù, tra la sua famiglia e Gesù, perché Gesù doveva compiere il suo compito, doveva fare quello che Dio l'aveva mandato a fare, e lui non si preoccupò che loro erano increduli, continuò imperterrito fino alla morte della croce, non si è fermato davanti a niente. Quello è l'esempio da seguire. Non ha ascoltato le critiche, non ha ricevuto tutto quello che gli hanno detto, non l'ha, lo ha fatto scivolare addosso. Perché? Perché lui aveva un compito più alto, che era quello di salvare me e te. Così deve essere il nostro sentimento: andare fuori e salvare il prossimo, perché di questo il prossimo ha bisogno, dell'amore di Gesù. Io ringrazio il fratello Giuseppe. La prossima volta pensaci due volte prima di invitarmi, perché non è facile, eh? Voi non lo sapete, ma qua dietro le gambe fanno così, eh? Sì. Io lo ringrazio il fratello Giuseppe sempre. E preghiamo gli uni per gli altri, stiamo vicini gli uni agli altri, soprattutto alle persone un po' più anziane che hanno bisogno, e rimaniamo fedeli a Cristo, perché questo è il momento di essere fedeli fino alla fine, perseveranti. Vengono, ci dicono: ah, ma voi non ascoltiamo. Facciamo la parte della rana sorda. Vogliamo uscire da quel buco dove ci volevano infilare? Chiediamo aiuto a Gesù, che ci sostiene e ci aiuta ogni giorno. Dio ci benedica insieme. Ci vogliamo alzare in piedi, vogliamo fare una preghiera. Signore, grazie questa mattina per la tua dolce parola che è giunta a ciascuno di noi. Sì, una realtà questa. Noi dobbiamo guardare a te, a Cristo. Tu vivi in noi da quando ti abbiamo detto sì e ti abbiamo chiesto perdono. Signore, portaci avanti. Portaci avanti in questi tempi difficili, tutti quanti. Vogliamo dire: benedici, benedici e benedici la nostra vita e quella di chi ci sta accanto, vicini o lontani. Benedici e benedici. Signore, ed ora accompagnaci alle nostre case. Stai con noi, Gesù, alleluia, perché abbiamo tanto bisogno di te, della presenza dello Spirito Santo. Grazie, grazie Signore, grazie per ogni cosa nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen, amen. Gloria a Dio. Soltanto un coro, prima che ci lasciamo. Io volevo cantare, fratello Eric, che poi raccoglie l'offerta, grazie. È un sume duro, ricordate il numero?
45, vi è un fiume puro che sgorga da Gesù, sì. Ecco, aspettiamo qualche istante, così cantiamo quest'ultimo cantico. Sì, state andando a casa, tranquilli. Coraggio, sorella Rita, sorella Concetta, sorella Fernanda. Ho chiamato le più giovani, le più giovani e poi tutto il resto. Coraggio, coraggio nel Signore, amen, che i tempi sono quelli che so. Allora, vogliamo cantare questo coro insieme. Grazie Gesù, grazie. Signore, per quell'acqua che sgorga dal trono di Dio, c'è un fiume scritto in Apocalisse e passa anche qui questa mattina, possa lavare e imbiancare la nostra vita. Abbiamo pregato già, quindi un saluto a fratello François, a sorella Claudia, vi aspettiamo presto, tanto io, lui lo sa. Lo sa che ogni tanto chiamo e dico vieni domenica. No, ci vogliamo bene veramente. Un saluto alla sorella Rita, è l'ultima volta che canta con noi, certamente siamo tristi per questo, ma che Dio t'accompagni. Amen. Sia davanti a te, ti guidi in ogni cosa, anche in Germania, puoi trovare anche lì una famiglia cristiana che ti ama. Amen, vogliamo pregare. Amen. Per lei, gloria a Dio. Allora, pace a tutti, pace del Signore a quanti ci hanno seguito, credo tanti, anche nel web. Dio ci benedica nel nome di Gesù, amen, amen, gloria a Dio, pace a tutti, pace, gloria a Dio.